Poco prima delle 17 ancora non se n'era accorto nessuno, eppure dalle 15.30 due uomini erano entrati nella filiale Carige della circonvallazione Gianicolense, immobilizzato i tre dipendenti, tenuto in ostaggio i clienti all'interno e svuotato il cavò. Tutto questo mentre dal di fuori un terzo uomo, col volto coperto parzialmente da una bandana, faceva da palo. La banda ha agito scrupolosamente, riuscendo a mantenere la calma all'interno senza far percepire nulla ai clienti che continuavano a entrare in filiale, posta di fronte all'entrata principale dell'ospedale San Camillo. 40 minuti quelli attesi per l'apertura e il successivo svuotamento del cavò da parte dei criminali, di grande paura e nervi tesi, con una pistola puntata su di loro che gli ignari avventori difficilmente dimenticheranno. Preso il bottino di 35.000 euro, i due sono scappati a bordo di un'automobile e da lì hanno provato a far perdere le proprie tracce. La polizia qualche minuto dopo era già in agguato. Scattato l'allarme, 10 volanti allertati hanno stretto il cerchio e li hanno intercettati a Viale Ventino, dove i tre, vista l'impossibilità di sottrarsi alla cattura, non hanno opposto resistenza e sono stati arrestati. Non avevano bleffato i malfattori, addosso a uno di loro gli agenti hanno trovato una pistola calibro 9 con 4 proiettili. Gli agenti del commissariato Monteverde sono adesso alla ricerca del palo, il terzo uomo allontanatosi presumibilmente dalla parte opposta a quella dei rapinatori per far perdere le proprie tracce.